sapete, messo in piedi e sono quelle che erano effettivamente all'origine della mia proposta, più di natura politica sociologica che di natura filosofica, e rimandano ad alcune apparenti contraddizioni. Termina l'epoca del monopolio dei media tradizionali, ma aumenta la pressione per vagliare, controllare e censurare informazioni ed opinioni online. Un paradosso. L'informazione è ora a portata di polpastrello di ognuno di noi, eppure pare declinare la capacità di metabolizzare quell'enorme mole di dati e trasformarla in un'articolata e personale, personalissima visione del mondo che va al di là della sempre mutevole opinione quotidiana. Il potenziale di accesso all'informazione e alla conoscenza è senza eguali nella storia, eppure sorgono nuovi oligopoli digitali e una manciata di grandi società hanno un controllo senza precedenti sul mondo online. Ancora contraddizioni, le promesse di autonomia e libertà dell'era digitale rischiano di trasformarsi in un incubo autoritario di sorveglianza da parte di stati e corporazioni. Allargando lo sguardo ai colossali progressi tecnologici, vediamo ancora contraddizioni. L'intelligenza artificiale promette di liberare l'uomo da mansioni ripetitive e lavori usuranti, eppure il fenomeno sembra governato da una sorta di pilota automatico in cui l'umanità è relegata a un ruolo passivo, pare incapace di esercitare le proprie facoltà politiche e di discussione democratica per porre limiti, eventuali limiti, a questi progressi. Costruiamo macchinari sempre più intelligenti, ma le capacità cognitive, il profitto scolastico, lo stesso senso critico, in particolare delle giovani generazioni, come ci dicono statistiche sempre più allarmanti, almeno in Italia, è in caduta libera. Ecco, sono queste le domande, le contraddizioni, lo scenario che mi ha indotto a proporre questo tema. Mi sembra un tema molto ampio e di sicuro interesse non solo in ambito accademico, ma ripeto, per tutti noi ci coinvolge, ci tocca come cittadini, cittadini di questa epoca. Ecco, vorrei ringraziare infine tutti i relatori che offriranno il loro prezioso contributo quest'oggi, in particolare i nostri autorevoli illustri ospiti dall'Italia. Grazie e buon lavoro.